Dunque, se dovessi un po' ricapitolare ciò che abbiamo detto la mattina, no? Abbiamo detto che ogni male comincia con una suggestione, con un pensiero cattivo. Con questa suggestione viene il secondo stadio, colloquio, si conversa, no? Poi viene il terzo stadio, bisogna combattere per respingerlo. Poi viene il quarto stadio, il consenso, e poi il quinto stadio è la passione. Così è questa logica del male. E tutta l'arte consisterebbe a respingere subito la prima suggestione, anche se il peccato è soltanto nel quarto stadio. Ora, prima di dire qualche cosa devota, permettetemi che dirò qualche cosa stupida. Dunque, si dice che un giovane si confessa da un padre gesuita durante le missioni. Dice: padre, tutto ciò che lei racconta è bello, soltanto sa, io passo accanto alla cantina e non so come sono dentro, e quando sono dentro è già si beve. Come posso salvarmi contro questa suggestione? E il padre gli dice: è una cosa molto facile, guarda, tu devi uscire dalla chiesa, mettersi davanti alla cantina e dire: io sono un uomo libero, io posso entrare e io posso andare avanti. Vai avanti, è tutto finito, risvegliare la tua libertà. Va bene, il ragazzo esce, si mette davanti alla cantina, dice: io sono un uomo libero, io posso entrare e andare avanti. Va avanti, prima, secondo, terza passa, dice: questa è la prima vittoria nella mia vita, questa bisogna festeggiare. Allora, spero che non dimenticate questo esempio classico, perché è buono. In che senso? Perché ci dice si tratta di risvegliare la libertà dell'uomo. Cioè, io sono libero davanti a questa suggestione. Mi viene idea di sposarmi? Ebbene, perché no? Perché non potrei sposare? Soltanto dipende da me, no? Dipende da me. Invece, quando uno è schiavo e non è più capace di difendersi, si vede che è schiavo. E voi sapete che asceti parlano di distruggere la propria volontà, distruggere propria volontà. Sembra una cosa strana, no? Questa immagine delle suore dell'antico tempo che non potevano neanche dire che cosa piace o non piace. Hanno mandato una suora: questo quadro è bello o no? La madre superiore ha detto che è bello. Cioè, che non aveva proprio neanche la volontà di fare qualche cosa. Questo evidentemente non è insegnamento dei padri. La volontà e la libertà significa la propria volontà. Qui c'è un equivoco. Quando leggete i libri sacri che dicono distruggere propria volontà, io dico in italiano è una espressione molto bella, la voglia matta. Io vorrei studiare, invece mi viene la voglia matta di giocare il calcio. Allora, distruggere questa voglia matta, purtroppo San Benedetto la chiama volontà propria, no? Allora, qui c'è distruggere questa attrazione, di essere capace, io sono un uomo libero. Potete dire quel che volete, no? Potete dire quel che volete. Può uno mi dire: padre, lei è capace di fucilare qualcuno? Si capisce? Lo fucilare? No, questo dipende da me, non da tua suggestione. Questo dipende da me. Avere questa libertà interiore. E questa libertà interiore i padri greci chiamavano con un termine che oggi ha un senso un po' dispregiativo, apatheia, apatia. Oggi quando si dice apatico significa, dite quel che volete, a me non importa niente. No, questo non era apatia. Apatia, come lo chiamavano padri greci, significava una forza tale che a me, veramente come
un ragazzo forte dice ti darò qualche schiaffo, provi, non, cioè io sono più forte di te, no, non ho paura. Guardate, una volta dovevo fare la messa, mi diceva c'è un gruppo dei uomini, va bene, e c'era proprio il giorno della Immacolata Concezione. E uno di questi uomini prima della messa mi disse, padre non ci parli della Immacolata Concezione, siamo tutti cattolici, ma con questi giri, con questo ideale di una educanda che non sa che cos'è il peccato, eccetera. Per noi uomini ideale è combattere anche se ci sono ferite, ma una ragazza con i giri che è sempre conservata, orto concluso, che non c'è, eccetera, eccetera. Ma era il giorno dell'Immacolata e io dovevo parlare sulla Immacolata. È come dirlo a questi uomini che vogliono combattere e non vogliono vedere queste immagini dolci dell'Immacolata. Allora ho cominciato, scusatemi, è un esempio un po' insolito, ma comincio con Carlo Marx. Va bene, lei è di sinistra o destra, lasciamo perdere. Io comincio con Carlo Marx. E che cosa ha scritto Carlo Marx? E Carlo Marx ha scritto non un romanzo, ma uno libro di Capitale. E che cosa è il contenuto di quel Capitale? Dice, una volta c'era un capitale che dominava tutto il mondo, chi aveva soldi, eccetera, eccetera. Il mondo è cambiato e venne una seconda forza. Oggi comanda quello che lavora. Il lavoro è una forza superiore del capitale. Lei dice, io non sono pratico, non posso discutere queste cose. Ma vi dico che c'è ancora una terza forza. C'è una forza dell'innocenza che è un uomo che è capace a resistere a ogni male. E questo chiamiamo l'ideale dell'Immacolata Concezione. Non che era una educanda che era chiusa affinché non sapesse neanche che esistono i ragazzi, eccetera, eccetera, no, eccetera, ma che era una che aveva una tale forza di respingere qualsiasi cosa. E quale è questa forza che respinge ogni cosa? Quale è? San Efren ha un bel esempio un po' della famiglia. Dice, quando la minestra è calda, volano molte mosche, molte zanzare, ma ne una cade dentro. Appena la minestra si raffredda, tutte le mosche e zanzare cadono dentro. E così è anche il cuore umano. Finché è caldo, è inaccessibile alle altre cose. Quando si raffredda, allora tutte le cose vanno. Dunque la forza interiore si chiama amore. È la forza che respinge con facilità tutte le cose. Guardate, esempio troviamo se un ragazzo si innamora in una ragazza. La terza può girare la testa, fare sorrisi, fare tutto, no, è assolutamente apatico. No. Perché? Perché innamorato in prima, no? Perché innamorato in prima, allora quella seconda non sa che cosa fare ancora, no? Eppure niente, non funziona. Non funziona. E così dobbiamo immaginare che questi santi respingevano con tanta facilità le cose che a noi sembrano impossibili, perché il cuore era pieno dell'amore di Dio. E questa è la forza che respinge male. Ma ora veniamo al problema. E il problema è che cosa è l'amore? Che cosa è questo amore? Dunque, tutti sappiamo che la perfezione cristiana consiste nell'amore. La perfezione consiste. Nessuno ha mai negato. All'inizio del cristianesimo, la prima setta erano cosiddetti gnostici. E gnosi significa conoscenza. Allora pensavano quelli che sanno di più, che hanno conoscenze più profonde, sono più perfetti.
E contro questi gnostici San Ireneo ha scritto un trattato contro le eresie dove prova non chi ha nella testa. La testa può essere piena di pie idee, no? Un professore di teologia può sapere tutto, sul cielo, sulla terra. Ma la perfezione consiste nell'amore. La perfezione consiste nell'amore. Qualche volta si dice, ma questi monaci facevano grandi ascetiche, no? Digiunavano, eccetera. Non credevano nell'amore? Sì, ma Teodoro di Ciro, che ha scritto Vita di questi monaci siriaci che fanno, diciamo, questo ascetismo, ultimo capitolo della sua si chiama Sul Divino Amore. Se questa ascesi non fosse ispirata dall'amore, non vale niente, sarebbe il fakirismo, puro fakirismo, che è riuscito a non mangiare, no bene, è riuscito a non mangiare, che cosa succede nel mondo se uno non è riuscito a mangiare? No, no, niente. Dio ha creato anche i cibi, dunque non. Se lo fa come segno dell'amore, allora è un'altra cosa, è tutt'altra cosa. Dunque la perfezione consiste nell'amore, e nella vita dei santi si raccontano tanti miracoli. Dunque i miracoli sono segno dell'amore, sì? Se uno ha due miracoli sarà canonizzato. Avete fatto miracoli, se no fate subito, altrimenti bocciati al processo di canonizzazione. È un miracolo segno dell'amore, segno della santità o no? Beh, San Paolo ne ha parlato, no? San Paolo in quella lettera ai Corinzi dice, alcuni parlano delle lingue sconosciute, alcuni suscitano i morti, alcuni fanno dono delle profezie. Immaginatevi se uno suscitasse oggi un morto, come tutti correrebbero qui. E San Paolo dice, possono farlo tutti? La risposta no, non possono. Soprattutto non dono delle lingue, perché altrimenti in chiesa sarebbe impossibile stare, no? Non tutti possono. Allora cosa possiamo dire? E San Paolo dice, io vi mostro un miracolo più grande. E dice, se io parlassi delle lingue degli angeli e degli uomini, se io avessi dono delle profezie, se io avessi tanta fede di suscitare i morti, se non ho la carità, non sono niente. Dunque la carità è il più grande miracolo del cristianesimo. Ora viene, è questione. Che cosa è la carità? È facile dirlo? Oggi tutti ne parlano. Nel tempo dei padri nessuno osava affrontare questo problema. Tutti dicevano, ma io, povero uomo, io non posso parlare di un argomento così alto, io devo parlare sulla penitenza, questo è per me. Ma parlare sulla carità, questa è cosa difficile. San Giovanni Climaco è un autore di VII secolo che ha fatto una scala del paradiso su tre virtù. Quando comincia sulla carità, dice, chi parla dell'amor di Dio parla di Dio stesso. Mettersi a parlare di Dio è impresa arrischiata e pericolosa per chi non riflette ben bene. Parlare della carità è opera da angeli. Anche per loro è più o meno difficile secondo il grado di illuminazione che possiedono. Dio è carità. Chi volesse spiegare con parole l'estensione del concetto farebbe come un cieco che stando su una nave volesse misurare quanto siano estese le arene sul fondo del mare. Dunque, è difficile parlare sulla carità. Allora se io devo adesso osarlo, beh, meglio scacciatemi, dirò qualche eresia. Allora cominciamo, ma cominciamo lentamente, non come si fa questi chiassi, oh, amiamoci, amiamo la carità, carità, sono frasi facilmente che si pronunciano, ma ora che cosa è? Allora, vi do una domanda. Chi mi dà una risposta buona offro 5.000. Quale è il trattato
classico sull'amore fuori dal cristianesimo. Più famoso trattato sull'amore fuori dal cristianesimo o prima del cristianesimo. Risparmio 5.000 lire? Quale è? È il famoso Symposion di Platone. No? Symposion significa stanno insieme a bevendo un bicchierino, ma questo è soltanto un ambiente, Socrate e Platone, questo dialogo, e discutono che cosa è l'amore, che cosa è l'amore, e quale è il contenuto di questo trattato di Platone. Dunque, Platone dice amore, e voi conoscete tutti il greco, qui non offro neanche 5.000 lire, come si dice in greco amore, la parola tutti sapete, eros, eros, no? Eros. Dice come è nato eros? Dice suo padre è cielo e la sua madre è miseria. Cioè, l'uomo vede un ideale e non ha. Dunque desidera e ama. È una mitologia, ma una mitologia che spiega molto bene. Miseria, io non ho. Però vedo una cosa sopra. Vedo una cosa sopra. E così desidero. E evidentemente ci sono molte miserie e molti amori. Dunque, non ho mangiato a mezzogiorno. E sento una miseria nello stomaco, no? Dunque desidero la pasta asciutta. Uno mi dice, padre, ama la pasta asciutta moltissimo, no? Allora rioffro, no, oggi no, oggi ho mangiato. Dunque, finché non si sazia quel desiderio, si ama, no? Saziato il desiderio, non si ama più. Dunque, ci sono amori per desideri molto bassi. Desiderare la pasta asciutta. Poi uno desidera, ma corpo sano, desidera il movimento, dunque ama il calcio. Poi è reumatico come me e non desidera vedere solo se non nella televisione, ma altrimenti calcio non lo attira più, no? Poi uno si sente isolato, dunque ama un amico. Poi ama una amica. No? Poi ama la musica, poi ama la filosofia. E che cosa è più grande e più amabile, dice Platone? La cosa la più bella che esiste è Dio. Dunque amare Dio è la grandezza dell'uomo. E dice, l'uomo è così grande come grande è il suo amore. Amore piccolo, piccolo uomo, no? Ama soltanto soldi, è un piccolo uomo. Ama soltanto la carriera, dicono che è grande uomo, ma anche ora è piccolo, piccolo, no? Ama tutti gli uomini, ah, è un uomo politico, dicono. Oggi i politici non lo so se amano tutti gli uomini, ma il Platone credeva che i politici fanno politica soltanto per amore dei uomini. No, dunque, uno che ama Dio è veramente uomo. Amare Dio è tutta la perfezione dell'uomo. Questo è stato scritto 300 anni fa, prima della nascita di Gesù Cristo. Ora, devo offrire di nuovo 10.000 lire o qualche cosa. È questo insegnamento cristiano o no? Si può accettare o no? O ha insegnato Gesù Cristo qualche cosa di nuovo? Cosa dite? Allora qui ci siamo, no? Se veramente questo è già cristiano, o Gesù Cristo ha veramente insegnato qualche cosa di nuovo. Bisogna un po' riflettere, bisogna un po' riflettere. Allora, se l'amore, eros, no, significa desiderare,
e se desidera di cui ho bisogno di qualche cosa. Dio ha bisogno di qualche cosa? No. Ama Dio gli uomini? Secondo Platone no. Perché non desidera, no? Non ha bisogno degli uomini. Dio non ama gli uomini, non può amare gli uomini, perché significherebbe che gli manca qualche cosa. Se gli manca qualche cosa, dunque Dio è come sole, no? Ma Dio non splende, ma non ama gli uomini. Secondo, gli uomini amano Dio? Platone dice sì, da tutta la sua, perché tutti desideriamo quello che è bello. Allora, perché non desiderare ciò che è più bello, desiderare Dio? Dunque, gli uomini amano Dio, ma tutto questo amore è soltanto della nostra parte, come amare il sole. Sole non ci ama, ma noi tutti amiamo il sole. Voi sapete cosa si dice amore platonico? Cosa si chiama amore platonico? Quando un ragazzo ama una diva, no, del film, quella non conosce il ragazzo, non si preoccupa di lui, ma lui la ammira. Amore platonico di una sola parte, no? Così dice Platone, gli uomini amano Dio, ma però Dio non ama gli uomini. È la terza questione che possiamo dire, domandare al signor Platone. Consiste la felicità nell'amore o no? Ma se l'amore significa desiderare e non avere, dice la felicità non può essere nell'amore. Perché questo significa che non ho ancora qualche cosa. La felicità consiste, e qui utilizza la parola greca che noi anche capiamo subito, autarchia, cioè essere contento, sufficiente, non desiderare. Quando non desidero niente sono contento. E questo fu fondamento della ascesi indiana. Rinunciare a tutto e non desiderare un po' di riso, un po' di quello, non avere desideri, no? Anche i greci, i famosi cinici, non avere nessun desiderio. Uno di questi fu visitato da Alessandro Magno, no? Il famoso Diogene Alessandro Magno è quello che viveva soltanto in una botte. E Alessandro Magno ha chiesto: posso fare qualche cosa per te? E quello ci pensa un pochino, dice sì, può andare un po' a sinistra perché mi getta ombra, io voglio stare sul sole. Dunque, Alessandro, non può, grande Alessandro, per me non può far niente, io non ho bisogno di niente. Dio non ha bisogno di niente, l'uomo che è come Dio non ha bisogno di niente. Ora, è questo l'insegnamento cristiano? Allora si vede di no. E perché? Perché in cristianesimo abbiamo imparato Dio è amore. Secondo, amiamo Dio sì, ma nostro amore è già in risposta perché Lui ci ha amato per primo. È una risposta, non è amore platonico, è amore mutuo fra. E se la perfezione consiste nell'amore, anche la felicità è nell'amore. Ora, come si mettono queste due cose insieme? Qui non posso offrire neanche 50.000 lire perché veramente è una cosa difficile. Veramente è una cosa difficile. Un amore che va così e l'altro amore, e se lo mescoliamo è una confusione. Allora, come mettere insieme queste due cose? Ci si sono resi conto i padri della Chiesa quando loro hanno studiato in scuole greche e l'avevano letto e anzi avevano imparato a memoria i passi del simposio di Platone, perché questa è la morale di quel tempo. E poi leggevano il Vangelo. Come vanno queste due cose insieme? Sapevano che non si possono neanche nominare con le stesse parole. L'amore greco si chiama Eros, ma non si può dire che Dio è Eros. La parola del Vangelo greca, conoscete tutti, è Agape, no? Agape. È una diversa parola.
e significa una diversa cosa. Ora, che cosa è questa diversa cosa, questo agape? Dio ha creato l'uomo. Perché? Aveva bisogno? Non aveva bisogno. E perché l'ha fatto? Perché ha fatto questa cosa di creare l'uomo? E non soltanto l'uomo, anche la donna. No. Perché l'ha fatto? E la risposta è perché era così pieno di felicità che voleva della sua felicità regalare a qualcun altro. No? Regalare, no? Regalare a qualcun altro. Allora, si potrebbe dire in breve, Eros significa ricevere, desiderare e ricevere. E agape significa avere e regalare. Sono due amori diversi. Sant'Agostino ha quel bel passo nella Civitate dei due amori hanno costruito due città, la città terrestre e la città celeste. E poi quella bella descrizione, la città terrestre, città celeste, città terrestre, città celeste. No? Dunque sono due amori diversi. E come si manifestano? Ha spiegato già Gesù Cristo? Sì, lui stesso ha spiegato in un'occasione, quando ha detto amate i vostri nemici. Perché amare i vostri nemici? E dice, se amate i vostri fratelli, se amate i vostri benefattori, a quelli che vi fanno, cosa fate diverso dai pagani? Non fanno anche i pagani questo? Cioè, ho bisogno degli amici, ho bisogno dei parenti, ho bisogno, ma non ho bisogno di un nemico. Veramente non ho bisogno di qualcuno, di un nemico. Amate i vostri nemici e sarete come Padre Celeste che dà sua luce e la sua pioggia su tutti, senza distinzione. Ciò significa, io non ho bisogno da te niente, ma io voglio regalarti una cosa. Io voglio darti, dare. Quando si deve spiegare nelle prediche, allora si usa molto spesso l'esempio della vita di Sant'Ambrogio. È una cosa molto banale, ma in certo senso spiega bene. In quel tempo non erano ancora assicurazioni sociali e niente. Allora, dopo la messa, quando erano donne povere, malate, eccetera, il vescovo diceva, beh, tu signora, tu hai abbastanza soldi, prendi pure una settimana questa vecchietta, e questi prendevano questa vecchietta, e così si regalavano le vedove, no? Per una settimana, per no. E c'era a Milano una donna molto pia e ricca, allora ogni settimana diceva qualche vedova di Sant'Ambrogio, e durante la settimana lui la incontra e dice, come va con la vedova? Ah, va male. Perché? Brontola? No, mi bacia le mani, sempre mi ringrazia, sempre prega per me. Come posso esercitare il vero amore cristiano? Allora Sant'Ambrogio dice, aggiusterò io. E la prossima settimana gli ha regalato una strega che brontolava dalla mattina alla sera, mi avete preso in casa per tormentarmi, eccetera, eccetera. Poi domanda alla donna, come va? Va benissimo, ora posso esercitare l'amore cristiano. Cioè, uno che regala, capace a regalare. Chi non ha, non dà, non può, no? Qui non ha, chi non può, no. Allora, cristiano significa che ha tanta grazia, tanta contentezza in se stesso, che può regalare, che può regalare. E ora vi dico una cosa, su questi due amori, una cinquantina anni fa, un vescovo scandinavo, Nygren si chiama, luterano, ha scritto un libro che ha fatto molto chiasso nel mondo, Eros e Agape, no? Questi due amori. E dice, uno è pagano
e l'altro è tipicamente cristiano, no? Soltanto la gente non ha capito, ha mescolato un po' tutto insieme e così è nata la Chiesa Cattolica. Ci voleva la Riforma, che ha sottolineato l'amore puro, non questi meriti in cielo e guadagnare e tutto e fare ascetismo e tutte quelle. Questo è un eros dei platonici. Ora, ho distrutto la vostra fede, domani siete tutti protestanti o no? Cosa dite su questa obiezione? Cosa dite? Cosa dite? È vero o non è vero? Ah, io ho detto, signor Vescovo, lei ha sbagliato. Lei chiama pagano ciò che è semplicemente umano. Cioè uomo, finché è uomo, deve desiderare. Questione, esse desidera le cose male, sproporzionatamente, no? Ma io come posso vivere senza desiderare? Se non sento fame devo andare dal medico e lasciarmi curare, no? Affinché io sentissi di fame. Dunque non sono due amori, ma non sono necessariamente amori contraddittori. Come Dio e uomo si sono uniti in una persona di Gesù Cristo, Dio uomo, così anche in me. Io devo ricevere e io regalo. È un continuo nella dialettica. E più ricevo, più posso regalare. Se non ricevessi non potrei mai regalare. Come un bambino, dai genitori riceve e poi diventa la figlia, diventa mamma e regala. No? È la dialettica. E quanto più ricevo, tanto più posso regalare. Allora Dio ci la dà grazia affinché la grazia non fosse una cosa morta, affinché si regalasse agli altri. Dunque ha sbagliato mettendo come un vero tedesco, non è tedesco, o uno o l'altro. Invece sono due cose che vanno, ambedue, e devono andare in me. Questo non è confusione. Va bene, dunque credo che ho spiegato questi due amori, no? Uno che è desiderare, eros, e agape, che significa regalare. Adesso parliamo un po' concretamente. Si distingue amore di Dio e amore del prossimo. Dunque, prendiamo prima l'amore di Dio. Oh, subito una questione difficile. Amare Dio è eros o agape? Desidero Dio o voglio regalare qualche cosa a Dio? Vedete che siamo di nuovo in qualche... Sono misteri che sembrano facili, ma quando si prendono proprio non è tanto facile. E come ho detto, i padri avevano paura di scrivere su questo, ma uno dei primi che ha scritto piccolo trattato sull'amore di Dio nella sua regola è San Basilio. E San Basilio nella sua regola dice quattro argomenti perché dobbiamo amare Dio. Allora, prendiamo questi quattro argomenti. Il primo argomento è perché Dio è la luce. Dice, chi non amerebbe la luce? Tutti amano la luce, nessuno chi è normale ama le tenebre. Dunque, se amiamo la luce, tanto più dobbiamo amare la luce infinita che è Dio. Cosa dite? È eros o agape? Eros. È eros. Perché si desidera Dio. Desidera. Sant'Agostino, le sue opere sono sempre come desideravo. Dunque, era la luce. Secondo argomento. Ognuno ama i suoi benefattori. L'asino conosce, no? E il bue conosce il suo padrone. Come mai che Israele non ama Dio, il suo grande benefattore? Dio è il più grande benefattore. Perché non dovrei amarti, Signore? Che cosa è?
Eros o agape? Eros. Prendiamo il terzo argomento. Terzo argomento. E il terzo argomento è che Dio è la bontà suprema. Dice, tutti amano gli uomini buoni e nessuno ama i cattivi. E Dio è la bontà suprema incarnata, Gesù la bontà, perché non dovrei amare Dio? Di nuovo siamo nell'eros. Oh, allora, come? Andiamo ancora più avanti? E San Basilio dice, vi dirò ancora un quarto argomento. E lo so che voi riderete, ma io non so come spiegarlo altrimenti. Allora, come lo spiega? E voi riderete, come lo spiega? Dice, immaginatevi il giudizio finale. Gesù Cristo siede sulla cattedra, a destra sono quei salvati, alla sinistra sono quei condannati, e Basilio si trova davanti fra questi condannati. Ora viene il diavolo, si mette davanti a Gesù Cristo e dice, vedi questo Basilio? Tu l'hai creato. Io no, io l'ho ucciso. E lui ha seguito me, non te. Vedi questo Basilio? Tu sei morto per lui. Io gli ho fatto soltanto guai. E lui non ha seguito te, lui ha seguito me. Tu gli hai dato tante grazie durante la vita. E io non gli ho dato niente. E lui è andato con me. E dice Basilio, che io vado all'inferno non mi importa, ma che questo diavolo potesse vantarsi così davanti a Gesù Cristo, questo non sopporterei. Dice Basilio, lo dico che voi riderete, no? Allora, cosa voleva spiegare quell'uomo? Cosa voleva con questo esempio spiegare? Voleva spiegare una cosa. Che io sono capace in certi momenti mettere il mio interesse e l'interesse di Dio, no? E non si sa come, ma io sono capace di dare più importanza all'interesse divino che all'interesse mio proprio. Amare Dio più di se stesso. E cioè, i martiri, no? Se fermi questo qui, ti daremo tutte le facoltà e tutto. Se non, allora andrai in prigione, eccetera. E lui va in prigione contro il suo proprio interesse, perché dice interesse in... Va bene, nel martirio siamo troppo lontano, ma questo si chiama la contrizione perfetta, no? La contrizione perfetta si dice io mi pento, non perché vado all'inferno, non perché ho meritato, ma perché ho offeso te, Dio, la tua bontà. E si dice che atto di contrizione perfetta distrugge tutti i peccati anche senza confessione. Sì? Sta nel catechismo? Sì, nel catechismo si sta, chi fa atto di contrizione perfetta, se muore va in paradiso. Magari ancora per mezzo del purgatorio, ma insomma, no. Ma va in paradiso perché ha fatto l'atto di contrizione perfetta. Ora vi domando, dove abbiamo preso questo qua? Dove sta? Che l'atto di contrizione perfetta mi purifica, per esempio dice un sacerdote che ha fatto il peccato mortale e deve dire la messa e non ha occasione di confessarsi. Allora cosa si dice? Faccia atto di contrizione perfetta. No? È facile farlo o no? Beh, recitare la formula è facile, no? Dio mio, io mi pento perché no, eccetera, eccetera. È facile recitare, ma è veramente facile recitare quell'atto di contrizione perfetta? Cioè dire che interessi di Dio sono più importanti di interessi miei, e come mai che mi purifica? E guardi, qui c'è una cosa. Se io non avessi la grazia di Dio, potrei dirlo? No.
perché ogni animale ama prima se stesso. Prima ama se stesso. E se, se non ama se stesso, non è normale. Se io dico che Dio, amo più Dio che me stesso, significa che c'è già Spirito Santo che mi aiuta a dire queste parole. Perché senza lo Spirito Santo non potrei neanche dirlo. Non potrei neanche dirlo, perché non sarebbe neanche normale, neanche naturale, perché come potrebbe essere diversamente. Dunque c'è da noi una forza di dare precedenza a Dio, che noi, e questa è agape. Soltanto, come vedete, non è tanto facile. Non si potrebbe facilitare in qualche modo? Affinché questo atto di contrizione perfetta non fosse tanto difficile? E chissà chi lo fa nella vita e chi non lo sa, eccetera, eccetera. Allora facciamo salto dai padri al Medioevo, a Santa Caterina da Siena. E voi sapete che Santa Caterina da Siena spesso parla dell'amore e spesso pensava e meditava di l'amore. Aveva rivelazioni di Gesù, no? Parlava con lui, recitava breviario con lui, camminando alla fine diceva gloria al Padre e a te e allo Spirito Santo, che recitavano insieme, no? Eccetera. Poi una visione, Gesù gli cambiò il cuore, no? Prese il suo cuore, le dato di sé, eccetera. E un giorno gli disse, poverella mia, sai perché ti amo? E Caterina dice, non lo so. Allora te lo spiegherò io, no? Te lo spiegherò io. Tu sei una poverella. Eh sì, signore, questo lo so. Ma se io non ti amo, tu non sei niente. Tu sei capace di ogni peccato, lo sai? Lo so, signore. Allora devo amarti, altrimenti tu fai ogni peccato. Eh sì. E tu non sei capace di fare niente di bene. No, questo lo so. Allora devo amarti affinché tu sei capace di ogni bene. E vedi che sono costretto di amarti, altrimenti non sei proprio niente se non ti amo. E Santa Caterina, che aveva anche bocca ben sviluppata, no? Allora ha subito rimbeccato dicendo, ma signore, anch'io vorrei amarti così. E a un tratto si accorge che ha detto una cosa sciocca, no? Ha detto una cosa sciocca. Allora dice, signore, no, sì, lo so, è sciocco, ma non è giusto. Tu puoi amarmi con questo grande amore e io posso amarti soltanto con un piccolo amore. Non ha studiato all'Istituto Orientale, se avesse seguito i miei corsi avrebbe detto, Gesù, io posso amarti con Eros e tu puoi amarmi con Agape, ma colpa sua, non ha studiato da me. E Gesù sorrise e dice, ti ho fatto la cosa possibile. E come? Ti ho messo accanto il prossimo. E tutto ciò che tu fai al prossimo, io lo prendo come se fosse fatto a me. E Caterina, tutta contenta, corre nell'ospedale per curare i malati, disse, adesso posso regalare a Gesù. Cioè, noi possiamo dare a Dio, nel vero senso, per mezzo del prossimo. Come Dio si rivela per mezzo del prossimo, così possiamo anche regalare a Dio per mezzo del prossimo. E siccome l'amore di Dio è ultima legge del mondo e dell'universo, dunque giudizio ultimo sarà secondo questa ultima legge, diciamo, costituzionale. Là saranno tutti giudicati con la legge costituzionale. Allora Gesù Cristo dice, venite benedetti perché avevo fame, mi avete dato mangiare, benedetti perché... Signore, dove ti abbiamo visto? Ciò che avete fatto a uno dei minimi avete fatto a me. E quegli altri dicono, ma dove ti amo perché non ti abbiamo... Ciò che non avete fatto, no?
Dunque, nel cristianesimo, l'amore di Dio e l'amore prossimo sono una sola cosa. Ma, insomma, è vero? No, è vero. È vero. Perché l'amore perdona i peccati. Facendo bene a un altro perdono i miei propri peccati. Chiaro che la confessione è poi conferma da parte di Dio per mezzo della Chiesa quello che già faccio. Dunque, l'amore di Dio e l'amore prossimo sono molto molto uniti, infatti un solo amore. Allora non è tanto difficile come sembrava, no? Bisogna soltanto rendersi conto di questa distinzione dei due amori. E quando vi è l'amore di Dio, allora tutte le cose sono facili. Ora, l'amore di prossimo mi costringe a smettere o devo ancora affrontare un argomento? Che cosa esige l'amore del prossimo? Smettere? O siete ancora pazienti per l'amore di mio lasciarmi parlare? Dunque vi dico una cosa, quando l'ho detto, però che non ho perduto, ce l'ho qua. L'avevo una volta all'Università di Milano, allora la chiesa, la sala era piena. Perché quelli che l'hanno annunciato che parlerò sulla teologia dell'innamorarsi. Allora immaginate, tutti gli studenti andavano dentro, tutti volevano sentire qualche cosa sulla teologia dell'innamorarsi, no? Dell'innamorarsi. Allora, facciamo una breve teologia dell'innamorarsi. E chi l'ha fatto? L'ha fatto Vladimir Soloviev, quel grande filosofo russo, nella sua morale e i passi caratteristici, io ho tradotto in quel piccolo libricino La spiritualità russa, l'ho tradotto questi passi caratteristici di questo qui. E qual è il suo pensiero? Il quale pensiero comincia prima con tre fatti, diciamo, che nessuno discute. Primo è che l'uomo ha una forte sessualità, più forte di diversi animali, perché penetra tutte le sfere della nostra attività. Quando uno quando comincia a svilupparsi tutto, si scrivono le poesie, si fanno arti e tutto questo, no? Voi sapete che Freud diceva che tutti i valori culturali, tutto viene dal sesso. L'uomo ha una sessualità forte e questa sessualità, dicono, serve a procreare i bambini e conservare il genere umano, altrimenti nessuno sposerebbe, no? Se non fosse questo nessuno sposerebbe, chi devo pagare ancora, eccetera, eccetera, no? Allora, qui c'è, questo è il primo fatto. Prendiamo il secondo fatto. Il secondo fatto è che l'uomo ha un sentimento che si chiama vergogna, che si vergogna. Di che cosa si vergogniamo? Si vergogniamo di qualche cosa che non è buona. Ho rubato 10.000 lire, non ho detto a nessuno. E se mi dicono dove ha preso questi 10.000 lire, ho trovato per puro caso, giaceva là per terra, eccetera. Invece se ho regalato 10.000 lire, dice no, non lo voglio dire, io sono un uomo modesto, ma così è meglio dirlo perché così serve da esempio, no, io ho regalato oggi, eccetera. Quando una cosa è buona, ognuno se ne vanta e la mostra a tutti. Se uno rimane bocciato nessuno lo sa, se ha fatto bene gli esami da tutte le parti, no, eccetera, eccetera. Questo è normale, la vergogna è per qualche cosa cattiva, ebbene è per vantarsi e mostrare significa una cosa buona.
terzo fatto. L'uomo si vergogna quando usa la sua sessualità. Se la usa in modo perverso, tutto si capisce. Ma anche se la usa nel senso il più normale, nella famiglia, e si vergogna dei stessi organi che ha. Abbiamo vergogna di mostrare questi organi. E dice, questo è fatto tipicamente umano, perché nessun animale ha una cosa tale. Nella natura una tale non esiste, esiste soltanto nell'uomo. Ora dice, cerchiamo la spiegazione. Cerchiamo la spiegazione di questi tre fatti. Che ho una cosa del tutto naturale e che mi vergogno per l'uso delle cose naturali. Allora la prima risposta è quella che danno anche oggi di quella educazione sessuale, no? E che davano i positivisti, tutto questo è influsso della lunga educazione, no? Quella è sbagliata, che bisognerebbe insegnare i bambini a non vergognarsi, a vedere le cose naturali naturalmente, eccetera, eccetera, così cadono i complessi e tutto questo, no? Oggi si sente da tutte le parti, no? Perché questo è una cosa del... Ora, lui che ha studiato veramente fenomenologia umana, dice questo è pregiudizio, perché i fatti storici dimostrano contrario. In tutte le nazioni, in tutte le stirpi, e più sono normali, più è elemento. Quando non si sente vergogna è già decadenza e anomalità. Quando si perde il senso della vergogna è già significa, è già un popolo che sta decadendo, che non sa usare. Dice, come spiegarlo? E la Bibbia, dice la Bibbia, cerca di spiegare teologicamente, a causa del peccato, eccetera. Va bene, è una insinuazione della spiegazione. Ma dice, proviamo ancora una volta a spiegare questo fatto. Come mai, no? Come mai? Allora vediamo quando nasce questo senso di vergogna. I bambini non ce l'hanno ancora, no? I bambini non ce l'hanno. E i bambini, che cos'è il bambino? Il bambino è un uomo veramente meraviglioso. Perché? Perché pensa a se stesso. La mamma ama la mamma, ma ama la mamma come una donna che gli dà servizio, no? E ama tutti quanti che gli fanno bene, eccetera, eccetera. Il bambino in vero senso non pensa che a se stesso, è a se stesso. E se qualcuno gli fa male, allora respinge con tutta la brutalità. I bambini sono senza misericordia, no? Che va via, va via, no? Eccetera, eccetera. Dunque, il bambino pensa a se stesso. Ora viene un certo periodo, il primi barbetta, qualche cosa qua, un ragazzo, no? Una ragazza che comincia a guardare dalla finestra e sognare che viene un principe a sposarlo, eccetera. Come si chiama questi anni di pubertà? E che cosa succede in quegli anni? E solo lo dice in quegli anni che sono molto importanti. È la seconda nascita dell'uomo. La prima era quella qui e questa è la seconda nascita. Cosa si scopre? Si scopre che esiste un altro. Perché prima non lo sapeva. Lui, per lui la ragazza era soltanto va via, via, eccetera. Adesso prende la cioccolata, tutto per te Gina, no, eccetera, no, eccetera. Ma ultimi soldi la pago io, no, pago io, no. E questa... che prima guardava soltanto nello specchio com'è bella, eccetera, oramai guarda quel ragazzo che prima non scambiava neanche parola, dice, ma che belli capelli hai tu, no? E lui è andato, comincia a pettinarsi, prima non si pettinava mai, no? No? Eccetera, eccetera. Dunque si scopre che l'uomo non è solo, che c'è un altro, e questi due che dovrebbero un po' uno, l'altro, fare complemento, no?
fare complemento è una cosa grandiosa. E scoprendo un altro, scoprendo quell'altro, scopre che l'altro è migliore e più bello di tutto il mondo. Lui dice, no, ma questa ragazza veramente, no, no, è un angelo, veramente, è una bellezza. E tutti dicono, povero ragazzo, dove ha lasciato gli occhi? Che c'è da fare, no? Ma lui, no, è la più bella ragazza che nel mondo esiste. E per essa lui è un ragazzo più intelligente che è mai nato, dice. Ma lui è rimasto bocciato nella matematica, ma questa è colpa dei professori, se avessero, eccetera, eccetera. Lui è intelligente, ma non sanno come parlare con lui, come io, eccetera. Dunque questo innamorarsi è veramente una cosa meravigliosa. Si scopre la persona, persona. Che io non sono isola, che non... e se si scopre l'altra persona, si scopre il suo grande valore, si esprime in modo ingenuo, che è più bello, più... ma si desidera, ma questo non dovrebbe essere per un momento. Allora, io ti amo per tutta l'eternità. Tutti dicono, vedremo quanto tempo durerà quella eternità, no? Abbiamo già conosciuto altre eternità che questa qua, no? Ma insomma, per tutta l'eternità, guardate, dice solo che cosa meravigliosa, si scopre un altro, quell'altro ha tutte le buone qualità e io voglio amarlo per tutta l'eternità. Nasce il cristianesimo pratico, perché il cristiano deve vedere gli altri come buoni, deve avere il buono come... E ora cosa succede? Beh, si sposano e arriva al contatto carnale e dice Soloviov, arriva una grande delusione. Perché si voleva una unione perfetta e si è arrivata a una unione particolare. Particolare per un momento che presto passa. E se tutto va molto bene, nascono i bambini. Una bella cosa quando nascono i bambini. Ma quando nasce il bambino significa voi vecchi cercate a morire al più presto perché oramai la vita è dei bambini. Perché i bambini devono crescere e questi devono diminuire. L'eternità, qualche ricompensa dopo la morte. E dice Soloviov, per me l'uomo si sente umiliato. Non per il fatto, sa benissimo che questo è vero, sa benissimo che così è il mondo, però si sente umiliato nella sua grande... E dice, ogni mamma vorrebbe avere il figlio prete. Cioè, io non sono riuscita ad arrivare a questo, ma se ci fosse almeno il mio figlio, se ci fosse... Che cosa è il celibato? Che cosa è la verginità? Verginità, dice Soloviov, è eterno stato di innamorarsi. Cioè, considerare gli altri come buoni e amarli spiritualmente. Chi può arrivarci, arrivi. Ora dice, chi ci arriva fa il voto della verginità. E nel matrimonio, chi si è sposato deve sapere che da questo amore carnale deve arrivare all'amicizia spirituale fra marito e moglie. Devono arrivare da questo qui a una vera amicizia spirituale. Perché questo è soltanto un passo, no? Un passo per qualche cosa. Perché vero amore è amore spirituale. Goethe dice amore che poteva passare non era un vero amore, che smette. Dunque, è una immagine dell'amore di Dio. Perché amore di Dio è spirituale e infinito. E chi ci e come ci può arrivare questo è. Dunque il matrimonio evidentemente è giusto, è sano, è santo.
ma è soltanto immagine di qualche cosa ulteriore. Il matrimonio è immagine dell'amore di Dio al quale si deve crescere. E alcuni, come dice, hanno già un certo senso sorpassato, allora fanno voto di verginità. Altri hanno matrimonio, no? Sa Gian Giovanni Crisostomo, contro i gnostici che disprezzavano matrimonio come se fosse una cosa cattiva, dice, ma come? Disprezzi ciò dove sei nato? L'amore di marito e di moglie è immagine di amore divino, ma deve andare oltre. Deve essere immagine come icona e icona di una realtà suprema, così anche marito e moglie devono guardarsi un po' come icona di qualche cosa superiore. Allora, poi anche matrimonio è una specie di vita monastica, non sono tanto differenti. Non sono tanto differenti. Dunque è una riflessione di Solovyov, no? Che vale la pena di pensarci, perché spesso pensiamo sono contrari. Non sono contrari, vanno dalla stessa sorgente, soltanto come ognuno arriva. Ognuno arriva, certo non si può tornare indietro, ma se uno è arrivato a dare a Dio voto di verginità, è già arrivato a questo grado. Certo, il celibato non può essere lo stesso come essere scapolo, è una cosa la più brutta che può esistere nel mondo, no? Considerare voto di castità come uno scapolo che, no, considerare come, significa perdere peggio del matrimonio, no? Peggio del matrimonio. Dunque, in tutte le circostanze della vita, e dice Solovyov, primo contatto con gli uomini è sempre carnale, ma deve sempre crescere per diventare spirituale. Ma, siccome ho già chiacchierato lungo, voi dovete dire, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, peccatore. No. Oh.